Occhio alla prossima! Una strizzatina al prossimo appuntamento calcistico dell'Ascoli Picchio, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli. Amici all'ascolto di Latte Miele, buonasera e benvenuti all'appuntamento del giovedì con Occhio alla prossima. Oggi siamo tornati itineranti per il primo appuntamento itinerante della stagione. Siamo ospiti dell'Oleificio Fratoni a Brecciarolo, che ci ha gentilmente ospitato in questa puntata di Occhio alla prossima. Poi introdurremo anche uno dei titolari, Domenico Fratoni, grandissimo appassionato di calcio, anche legato molto anche al mondo arbitrale, ma già lo conoscerete perché più volte è stato ospite della nostra trasmissione. Noi siamo stati ospiti più volte anche dell'Oleificio Fratoni, da dove vi trasmettiamo in diretta questa sera la puntata di Occhio alla prossima. Insieme a me c'è il collega Eugenio Gaspari. Buonasera Eugenio. Buonasera a te Serafino, agli ospiti e naturalmente a tutti i cuori bianconeri all'ascolto. Graditi ospiti con noi, la super tifosa Palma, la vediamo già con i dolci tiramisù, sta portando di tutto, ma a fianco a me c'è il collega del resto del carino di Radio Ascoli, Valerio Rosa. Buonasera Valerio. Buonasera a voi. In regia Luca Ballatori con tutta l'attrezzatura itinerante. Allora noi partiamo per voi all'ascolto. Vi ricordo che potete intervenire non in diretta perché siamo itineranti, quindi chi vuole può venire direttamente qui a Brecciarolo. Magari c'è anche da degustare un po' del primo olio dell'Oleificio Fratoni, poi ne parleremo con Domenico, e così intervenire in diretta anche qui attraverso la nostra trasmissione. Potete farlo però anche attraverso SMS e WhatsApp, il numero è il consueto 339 81 49 501, per ciò che riguarda appunto SMS e WhatsApp. L'Ascoli arriva dalla sconfitta casalinga contro lo Spezia, una sconfitta che ha fatto anche un po' discutere nel corso della settimana, ma ovviamente siamo un po' a inizio stagione, sono quelle sconfitte anche del quale si nasconde anche qualche elemento positivo, se così vogliamo chiamarlo. Comunque una squadra in crescita che ha mostrato reattività e reazione sul campo nonostante i due gol incassati già nel primo tempo. Valerio, una sconfitta quella che per adesso chiaramente non è il momento di fare drammi, però ha fatto riflettere anche il mister Aglietti, che comunque ha parlato di un momento di crescita per questo suo Ascoli. Sì, diciamo pure che un primo campanello d'allarme è suonato, no? Perché questo punto in tre partite naturalmente ha un po' messo in evidenza quelle che possono essere le difficoltà, per cui è meglio parlarne adesso che non poi dover ricorrere più tardi a qualche soluzione d'emergenza. È vero che la squadra gioca sicuramente rispetto allo scorso anno, pur avendo tre punti in meno rispetto alle sette gare dell'anno scorso, ha un gioco, ha una sua identità, una sua personalità. In questo momento mancano sicuramente alcuni gol, perché nel computo delle occasioni e nel computo dei risultati manca qualche punto. Un paio sicuramente sono stati persi per strada, mi riferisco in particolare alla prima gara, no? A Vercelli, che magari poteva essere una vittoria, la trasferta di Trapani poteva avere un risultato diverso. Però quello che preoccupa un po' è questo fattore acerbo, no? Se ne è parlato tanto in questa settimana sì, della squadra acerba. E questo è un po' è il grosso punto interrogativo di questa fase iniziale della stagione, perché se è vero che una squadra di giovani ti dà freschezza, no? Ti dà entusiasmo, è vero pure che quando hai un avversario come è stato lo Spezia, molto aggressivo, a volte ai limiti delle espulsioni, no? Sono stati degli interventi nel primo tempo di Sciaudone in particolare, che probabilmente doveva essere anche espulso. Esatto. Magari qualche ragazzo si intimidisce un po', no? E magari tira un po', non dico la gamba indietro, però non ci mette quella cattiveria che un giocatore magari più esperto metterebbe. Quindi su questo c'è un po' da riflettere. Io credo che il mister nella partita di Novara adotterà qualche soluzione alternativa, mi riferisco in particolare all'utilizzo di Bright Adai, che in questo momento è l'unico, no? Che può dare un po' di peso, poi casomai ne parliamo anche più tardi, però insomma credo che qualche correzione il mister l'adotterà da qui alla fine di questo mese molto terribile, perché il calendario è un calendario quasi impossibile, no? con sfide molto molto importanti. Eh sì, calendario che poi lo analizzeremo anche cercando un po' di capire il cammino dell'Ascoli, la sfida di Novara, poi apriremo un'ampia parentesi ascoltando, anche anzi commentando un po' quello che si dice in casa Novara per quanto riguarda questo incontro. Ascolteremo anche le parole del tecnico Aglietti, che ha rilasciato in conferenza stampa poco prima della partenza appunto
per Novara. L'intervista è realizzata da Daniele Felicetti per Piceno Time, tra l'altro anche il nostro collaboratore, poi l'ascolteremo in diretta. Io invece vorrei andare subito da chi ci ospita in questo appuntamento con Occhio alla Prossima, Domenico Fratoni. Buonasera Domenico. Buonasera a voi e grazie per essere venuti qui a trovarmi. Siamo arrivati quest'anno un po' prima perché poi c'è il lavoro del nuovo olio che arriva. Quindi... Ma non è il lavoro del nuovo anno. E qui c'è adesso domenica prossima un grandissimo appuntamento per noi dove festeggiamo i 50 anni di attività. E questo infatti lo volevo lasciar dire a te direttamente. Organizzando una bella festa dove mi sono permesso di invitare diversi amici. Purtroppo ho dovuto praticamente creare il discorso degli inviti perché insomma saremo in tanti e già diventa poco gestibile. Ma non è tanto il discorso della festa dei 50 anni di cui vorrei parlare, quando anche di un progresso che abbiamo fatto qui all'interno della nostra azienda, in quanto proprio oggi è uscito il primo olio da una nuova linea produttiva di ultimissima generazione e soprattutto con praticamente progettata qui nelle Marche dall'azienda leader del mercato mondiale che è la Pieralisi, e ha progettato e realizzato e ha permesso, diciamo, grazie a uno sforzo comune di farmi installare questo nuovo decanter, che è un sistema di lavorazione in continuo dove si ha praticamente, oltre a velocità di lavorazione, soprattutto si ha nessun tipo di aggiunta di acqua o meno, perché non so se sapete, nella lavorazione continua normalmente si lavora con aggiunta di acqua e con altre soluzioni che adesso sono diventate un po' obsolete. Mi hanno appunto detto, e anche molti colleghi mi hanno confermato, che a livello tecnico attualmente è il top del mercato, e tant'è vero, la soddisfazione è quella oggi di aver assaggiato questo olio che è veramente è meraviglioso, da questo nuovo decanter. Ma comunque purtroppo siamo capitati però anche di fronte a una campagna olearia che devo definire peggio di quella di due anni fa, quando due anni fa avevo definito il peggio di 50 anni fa, in quanto purtroppo questo andamento climatico anomalo, che se noi andiamo a fare, diciamo, a riflettere un pochettino di quello che è avvenuto in questi ultimi 10-11 mesi, non c'è stato né un inverno né un'estate classica, che purtroppo questo ha favorito lo sviluppo di parassiti, ha favorito un indebolimento delle piante con praticamente una perdita produttiva immane. Qui ci troviamo di fronte quest'anno a come peggio di due anni fa, nel senso che molti produttori non raccoglieranno le olive perché abbiamo visto che la tignola e la mosca olearia ha completamente devastato gli oliveti. Noi bene o male dal punto di vista commerciale come azienda non ci troviamo male, in quanto il nostro know-how è un po' quello del commercio delle olive, quindi ci sono delle zone dove agricoltori che hanno oliveti specializzati sono riusciti a combattere adeguatamente questi parassiti, quindi ad avere un prodotto eccezionale. Però siccome ne è poco e per una mera legge di mercato stiamo andando sicuramente verso una salita dei prezzi. Però quindi ecco com'è la cosa. Poi dopo, se vogliamo, possiamo dire anche due parole di calcio, che è un po' la mia vita, ecco, anche la cosa. Sicuramente mi interesserà anche il tuo parere, anche dal punto di vista, chiamiamolo arbitrale, anche se anche Valerio è un grande esperto, sì, sotto questo aspetto. Però sì, ma questa sera è una trasmissione a senso unico dove sicuramente non possiamo che parlarne bene degli arbitri. Beh, cosa che devo dire è un po' un caso unico a livello della visione. Però abbiamo forse una contraltare che sicuramente la super tifosa Palma forse non avrebbe cambiato il risultato, però contro lo Spezia almeno un rigore c'era dei 2-3 che l'Ascoli ha reclamato. Allora, e come diceva Valerio, c'era qualche giocatore che avrebbe dovuto far la doccia qualche minuto prima, se non qualche mezz'ora prima. Ma io vorrei anche dire anche un'altra cosa. Voi sapete bene che a me è raro che mi tirate fuori una parola contro gli altri, quindi sono un pochettino fazioso da questo punto di vista. Però voglio dire una cosa soltanto: perché, e qualcuno me lo deve spiegare, abbiamo preso due gol in fotocopia. Lì hanno fatto un bel copia e incolla. Che cosa è successo a centrocampo? Quando, infatti io ho detto, forse questo non avrebbe cambiato il risultato. Il problema di fondo. Perché se noi non prendevamo quei due gol in fuorigioco, la gara era aperta. Perché io ho visto, quest'Ascoli a me mi piace tantissimo. Mi piace questo giusto mix di giovani
e di meno giovani, usiamo questo termine. Mi piace molto Aglietti, che da come ho capito è un tecnico veramente, veramente molto molto preparato. Mi piace moltissimo la società, ma non perché io sono un estimatore di Bellini, perché finalmente, perché è inutile che diciamo balle, i professionisti del calcio, calciatori e altri addetti ai lavori, una cosa che guardano molto è il soldo. Avendo una società sana, e il nostro zio d'America è una persona sana che ha messo di brutto, quindi di conseguenza ha messo nelle condizioni migliori di lavorare questi professionisti. Quindi se qualcosa si inceppa, io devo dire sinceramente, non c'è nessuna colpa delle società e né tantomeno nessuna colpa. Il problema di fondo sono di questi calciatori che devono capire che cosa vogliono fare, o rimanere ancora in un livello di primavera o perlomeno cercare di fare il salto di qualità. Io credo che è una cosa soltanto, questi giovani secondo me ancora non stanno dando il massimo, dovrebbero tirar fuori, scusate il termine, un po' di cattiveria e anche qualcosa che c'è in mezzo alle gambe. Non so se sei chiarissimo, è difficile far sbottonare contro gli arbitri il buon Domenico Fratoni, da grande addetto della categoria, e sicuramente una parola se la spende sempre a favore delle giacchette nere piuttosto. Sono fazioso, inutile, e la mia faziosità va oltre, ecco qual è la cosa, sinceramente. Quindi devo dire che diciamo 36 anni di vita arbitrale, ancora tuttora c'è un ruolo, anche in videocaggio non è che si dimenticano, e soprattutto vedere in famiglia qualcuno che sta seguendo le mie orme, che purtroppo già è stato giudicato da un signore a fianco a me, insomma, non è una cosa che si può dimenticare. Ho respirato sempre quest'area, è un'area bellissima, perché devo dire, per un giovane che entra nell'AIA, secondo me è il massimo che può trovare, perché sinceramente l'Associazione Italiana Arbitri è un'organizzazione sana, dove la prima cosa che si impara è lo stare in campo e fuori dal campo, perché un ragazzo non deve essere arbitro quando indossa la giacchetta nera, deve essere anche diciamo una persona equilibrata e posata anche nella vita. E su questo devo dire grazie all'AIA che ci guardano molto. Cioè, io ti dico la verità, ho avuto la fortuna che mio figlio ha preso e si è trovato in un ambiente stupendo. Quindi sinceramente io invito anche, sto facendo anche forse un po' di propaganda a favore della sezione arbitri di Ascoli, di qualsiasi sezione, io dico, cari giovani, prendete in considerazione, io mi ricordo bene quando entrai nel 77, quindi qualcuno di noi non era ancora nata, a me mi colpì uno slogan che adesso sicuramente è cambiato. Lo sai cosa dicevo questo slogan? Un modo diverso di fare sport, perché nell'AIA si fa sport e si fa in modo diverso e costruttivo. Quindi cari giovani che mi state ascoltando, prendete in considerazione di un po' abbandonare la casacca da tifoso e prendere il fischietto, e vi rendete conto che lì la prima cosa si imparano a conoscere le regole, e quando tu conosci le regole di qualsiasi sport non puoi fare che una cosa sola, che amarlo ed apprezzarlo, parole che non ho detto, che non ho detto io e ha detto qualcuno qualche centinaio di anni fa. Eugenio, stavi ascoltando le parole di Domenico, credo anche la super tifosa Palma che era lì vicino a te. Palma, che è arrivata qui vicino a me, come tu hai detto. La sentiamo brevemente. Buonasera Palma, poi abbiamo l'intervista di Aglietti. Palma, buonasera. Allora, ecco, che idea ti sei fatta di questo primo scorcio di campionato dell'Ascoli, con 7 punti in classifica, qualche punto in meno rispetto alla scorsa stagione, però diciamo una conduzione tecnica diversa, giocatori diversi, molti giovani e soprattutto diciamo un rinnovato entusiasmo, perché si è ripartiti soprattutto con questo, no? Con un po' di entusiasmo in più rispetto all'anno scorso. Io veramente c'ho molta fiducia. Ma no, la FIFA, c'è molta paura, perché non mi sembra che stiamo bene come l'anno scorso. L'anno scorso non stavamo bene, ma quest'anno, nonostante che sembra che abbia fatto la squadra, che sembrava tutto a posto, giocatori presi dalla Juve, dal Milan, da non sa dove, mi pare che stanno veramente non stanno dando quello che i tifosi si aspettavano, ma sempre secondo me perché la squadra non è completa, perché sei ragazzi del 96 che ci avrebbero 19 anni
non sono all'altezza di fare un campionato come quello della B, che dalla B si scende dalla Serie A. Quindi quanti giocatori hanno giocato in Serie A? E allora il campionato viene affrontato in un altro modo. Noi abbiamo troppo inesperienze, i ragazzi non sono furbi, non sono scaltri, non sono... Lo so, sono giovani, ma adesso dovranno acquisire la necessaria esperienza per poter andare avanti. Sono giovani, si devono così formare le ossa, così, ma non puoi in un campionato così prepotente come la B, così, vabbè, prima o poi segneranno, prima o poi lo faranno, prima o poi, cioè, per uno che si vuole salvare, perché solo questo ci possiamo fare noi, mi sembra troppo poco, perché quegli altri... Allora, Aquile non gioca, come si chiama? Va bene, Palma. Ti devo fermare un attimo. No, non è... E poi vuol dire una cosa degli altri. Hai 3 minuti a disposizione, anche qui. Anche qui hai 3 minuti. Come quando telefoni. Sei ospite, però... Allora, poi ti faccio dire una cosa sugli arbitri, però adesso facciamo un attimo di sosta. Noi qui, però per voi all'ascolto, l'intervista di Aglietti da Piceno Time, l'intervista curata da Daniele Felicetti. Aglietti oggi prima della partenza per Novara. Mister, l'Ascoli ha ripreso gli allenamenti, si lavora con meno partite, avete fatto una, dopo tutto un infra settimanale consecutivi avete lavorato con la settimana tipo. Sì, esatto, siamo tornati a lavorare settimana tipo, anche se poi in settimana tipo non è, perché comunque abbiamo giocato domenica tardo pomeriggio, e chiaramente questo è importante per preparare le partite, per prepararci bene, però sicuramente a livello fisico, insomma, la squadra sta bene, l'ha dimostrato anche domenica con lo Spezia, la quinta di tante partite ravvicinate, abbiamo comunque tenuto botta, e purtroppo insomma ancora mancheranno, non sono disponibili Cascia e Giorgi, e per il resto però poi tutta la squadra ha lavorato bene. Come ha visto i ragazzi dopo questa debacle, diciamo, con lo Spezia? Sicuramente non è contenta di quello che abbiamo fatto in questo ultimo periodo. Abbiamo anche raccolto meno, sinceramente, di quello che abbiamo seminato fino adesso, però sappiamo anche che dobbiamo fare di più, dobbiamo fare meglio, dobbiamo stare più concentrati, più attenti, perché poi in Serie B all'errore ti castigano, e dobbiamo essere anche un po' più cattivi negli ultimi metri, perché comunque la squadra arriva lì, costruisce, e ci manca sicuramente quel pizzico di malizia e di cattiveria in più necessaria per portare poi a casa dei risultati. Lazzari è disponibile, mister, se sta pensando di cambiare modulo o qualcosa del genere? Ma io so di avere a disposizione dei giocatori che mi permettono anche di cambiare modulo, ma è vero anche che questa squadra non sta facendo male così com'è, e quindi, viste anche le caratteristiche dei giocatori che abbiamo a disposizione, in cui abbiamo tanti esterni, cambiare così tanto per cambiare non ne vedo la necessità. Lazzari tornerà, ma era già disponibile domenica, tornerà dopo una settimana di lavoro sicuramente a una condizione migliore, e potrà essere sicuramente una soluzione in più per me, sia dall'inizio sia a gara in corso. Ecco, a proposito di soluzioni in più, no, mister, tra i centrocampisti finora quello che ha giocato un pochettino meno è stato Adde. Come sta vedendo il ragazzo, e non so se per Novara o per le prossime partite pensa di poterlo impiegare? Ma lui è un giocatore che si è sempre allenato bene, si è sempre comunque proposto in una maniera giusta, poi le scelte non lo hanno premiato, anche perché comunque davanti alla difesa fino adesso ho preferito un giocatore con caratteristiche diverse. Magari a Novara, visto anche le assenze di Alberg e l'arrivo magari anche tardivo di Cassata, potrebbe essere un'opportunità per lui, però so quello che mi può dare a Dae, e mi auguro che si faccia trovare pronto nel momento giusto. Il Novara, mister, periodo certo non brillante per la squadra di Boscaglia, ma cosa bisogna temere, quali punti di forza ha questa squadra? Bisogna temere la voglia di fare il risultato che avranno, insomma, giocano in casa, è una squadra che comunque nelle ultime due partite ha perso di misura, ma non ha fatto male, anzi avrebbe meritato molto di più, quindi anche loro sono in crisi
di risultati, magari non di gioco. Quindi la voglia appunto che avranno di fare risultato potrà essere tra virgolette pericolosa, perché non sono tranquilli. Alla stessa maniera potrebbe essere anche controproducente per loro, perché potremmo sfruttare magari questo aspetto per cercare di colpirli anche su certe ripartenze. Novara sicuramente è un buon organico, un organico l'anno scorso ha fatto playoff, hanno mantenuto gran parte di quella squadra, quindi è chiaro che la partenza loro, ma come di tante altre squadre, è un po' a rilento, però i valori sicuramente li hanno. Tornerà al Piola da ex, che ricordi ha di Novara e se avrà delle emozioni particolari? Ma ci sono già tornato, Novara insomma io ho vissuto 2 anni, sono stato benissimo con la città, con i tifosi, al di là poi dopo ho vissuto 2 stagioni sicuramente altalenanti, la prima straordinaria, esaltante, la seconda brutta, sicuramente finita male. Però comunque insomma ogni volta che si sta in un posto ti lega qualcosa, no? Tornerò sempre con piacere a Novara, speriamo questa volta di fare il risultato, visto che l'anno scorso con l'Entella comunque abbiamo perso, e sarebbe, bisogna fare per noi insomma assolutamente il risultato, perché dobbiamo tornare a muovere la classifica. Eccoci ancora in diretta con Occhio alla Prossima, in diretta dall'Oleificio Fratoni. Siamo itineranti, insieme a me, insieme a Serafino Gallo e Gianno Gaspari, Valerio Rossa del Resto del Carlino, poi c'è anche la super tifosa Palma che ha portato un po' di delizie culinarie appunto per gli ospiti, anche per gli addetti dell'Oleificio Fratoni, con la regia di Luca Balotra. Abbiamo ascoltato prima delle comunicati commerciali l'intervista di Aglietti partenza per Novara dal sito Piceno Time, con la voce dell'intervista di Daniele Felicetti, che ha realizzato appunto l'intervista nella conferenza stampa pre-partenza. Valerio, che idea ti sei fatta su Aglietti? Secondo te come preparerà questa gara, una gara importante, un Novara che è ultimo in classifica, sicuramente non si aspettavano questa partenza dopo l'ottimo campionato anche dello scorso anno, però hanno cambiato allenatore con Boscaglia che veniva dal Brescia, però insomma non stanno ottenendo dei risultati. Allora in casa Novara, ho letto anche un po' le cronache, si parla quasi di ultima spiaggia, incredibilmente, per questa partita, forse anche un po' col dente avvelenato per via di Aglietti, che è un ex, anzi sicuramente. Aglietti dal canto suo non parla di ultima spiaggia, però insomma non vorrà sicuramente perderla questa partita. Assolutamente, anche perché poi, ripeto, abbiamo un calendario molto delicato a partire dalla prossima partita in casa col Verona, quindi insomma arrivarci con un punto in 3 partite sarebbe molto molto delicato. In realtà il Novara, come diceva giustamente anche Aglietti, paga un po' la pressione che c'è stata su questo gruppo dopo il bel campionato dello scorso anno, nonostante poi abbia perso degli attaccanti importanti nel corso del mercato, in particolare Gonzalez, che contro l'Ascoli ha sempre segnato, e quest'anno non è a Novara. Al Novara mancano sicuramente i gol di un reparto offensivo un po' privo di giocatori importanti, e soprattutto adesso c'è nell'occhio del ciclone c'è il tecnico, perché come dicevi tu è un'ultima spiaggia soprattutto per lui, che non dovesse perdere contro l'Ascoli molto probabilmente sarebbe la sua ultima gara in Piemonte, quindi è una partita molto delicata che l'Ascoli purtroppo affronterà senza 2 giocatori importanti come Giorgio e Cacia, in particolare Cacia, che tutti noi speravamo potesse recuperare, in realtà invece no, neanche convocato, non è tra i convocati, non è partito, ancora piccoli fastidi alla caviglia, il mister non l'ha voluto rischiare, anche perché poi lui il sintetico lo soffre tantissimo, lo soffriva già lo scorso anno, ha sempre dichiarato che poi ha bisogno di 3 giorni per recuperare dallo stress del campo sintetico, per cui questa è un'assenza pesante. Molto probabilmente secondo me giocherà Perez stavolta dall'inizio e non Favilli, anche perché Favilli, quindi vince il ballottaggio con Favilli, secondo te? Sì, perché Favilli ha giocato oggi in under, è andato molto bene, anche se ha giocato una mezz'oretta e ha anche lui dei piccoli problemi fisici. Perez ha tanta voglia di giocare, molto probabilmente all'inizio scenderà in campo lui, così come credo che scenderà in campo anche Bright Adai, lo accennavamo prima inizio trasmissione, proprio per dare un po' di sostanza a questo centrocampo che a volte pare un po' troppo leggero, magari molto tecnico, certo, però poco aggressivo.
A proposito di nazionale, oltre a Favilli anche in Under 20 contro la Polonia ha giocato anche, ha segnato anche Orsolini il primo dei tre gol con il quale l'Italia ha battuto la Polonia per 3-0. L'Italia poi ha superato la tela di Evani, l'Under 20 ha superato la Polonia in classifica, si è portato in testa al girone se non sbaglio, quindi un buon risultato per l'Italia, ma soprattutto per Orsolini che ha segnato la prima rete in nazionale se non sbaglio, la prima rete della gara importante. Speriamo che faccia presto sì. La prima rete con l'Ascoli. Sì, sì, è un po' il cruccio di questo periodo di Orsolini, quello di non riuscire ancora a trovare la via del gol, lo cerca anche troppo, quasi troppo insistentemente, in realtà in certe situazioni è sembrato proprio la ricerca di questo gol che possa sbloccarlo. È importante che oggi abbia segnato con la maglia della nazionale, i fari hanno molto puntati su questo giovane talento di Ascoli che sicuramente sarà l'uomo mercato della prossima stagione, però ecco, l'importante è che adesso dia il suo contributo all'Ascoli in termini di gol sicuramente, ma anche di generosità e di qualità negli assist, perché Casia senza assist i gol non li fa, quindi a quello ci devono pensare Orsolini e Gatto. A posto di Casia, sul come magari è cambiato un po' l'Ascoli nel servire Casia, ne parleremo con te. Non so se Eugenio Gaspi ha una telefonata in diretta, abbiamo un ospite telefonico, vediamo se riusciamo da telefono a microfono a metterlo in onda. Dovrebbe essere Gianfranco Cuculli della pizzeria del Cucù. Buonasera Gianfranco. Buonasera Gianfranco, eccoci, sei in diretta. Sei in diretta. All'edificio Fratone che vi ospita, a voi di Lattiniere. E soprattutto un complimento grandissimo a Orsolini che ha fatto il gol in nazionale. Palma è qui vicino, con Cuculli accoppiata vincere. E io gli ho letto la mano 2 anni fa e ho visto che è immancabile, è immancabile. Il campione sarà un vero affare per l'Ascoli e mi auguro che l'allenatore lo tratti bene, lo sappia mettere insomma una situazione, capire come funziona il calcio, però lui è bravissimo, un ragazzo serio. Vabbè, il padre, grande amico mio, un ex collega, sono con il suo spero. Allora niente, tanti auguri, tanti a tutti la radio, a Fratoni che è grande amico, l'Ascoli comunque, io ho fatto una piccola previsione anche a Bellini qualche mese fa quando stavo nella sua cantina. Gli ho detto che quest'anno purtroppo l'Ascoli è un sacrificio. Ci salviamo, però è un'annata molto, perché ci sono molti segni negativi. Il segno più fortunato è il tuo, il leone. Acquario, gemelli, sagittario e bilancia, questi sono fortunati. Gli altri purtroppo sono in negativo, alcuni posteggiati, e l'Ascoli ha dei segni che non sono all'altezza. Poi giorni fa ho visto Gianetta, scusa se parlo sempre io, gli ho detto di prendere un giocatore del segno gemelli per l'attacco. Va bene, questo sarà un motivo per il calciomercato di riparazione di gennaio. Va bene, grazie Gianfranco. I saluti degli ascoltatori, ci risentiamo Cuculli. Presto. Bene, allora ciao a tutti quanti. Ciao Cuculli. Va bene, salutiamo Gianfranco Cuculli, simpatico e anche folcloristico, titolare della pizzeria del Cucù. Siamo stati ospiti anche lì nella scorsa stagione, credo che lo saremo anche in questo campionato, e bisogna staccargli il microfono certe volte ovviamente, ma lo conoscono. Lui legge le mani, fa le carte, è uno che bisogna comunque tenere in considerazione, e che sarà un anno di sofferenza, mi pare, insomma, per ora. Sì, ma da quel punto di vista si poteva prevedere senza lettura e previsioni di questo tipo. Domenico Fratoni. Comunque mi ha fatto anche Cuculli la volta scorsa incavolare come una seppia, perché mi ero incontrato per una cosa un paio di giorni prima di Pisa-Ascoli, predisse che l'Ascoli perdeva a Pisa e lì mi ha fatto veramente incavolare come una seppia, purtroppo avendoci e ci ha azzeccato. Ecco il problema di Gianfranco, e qualche volta ci azzecca, è lì la cosa. E qualche volta, però vabbè, speriamo. Non so cosa ha detto per sabato, non lo voglio sapere. Valerio, parlavo con te prima, si parlava prima di Casia, no?
del fatto che, vabbè, inizio stagione lui ha sempre sofferto un po' perché l'avvio comunque deve carburare bene, la preparazione e tutto quanto. Anche lo scorso campionato è esploso praticamente nella seconda parte, però io notavo che rispetto alla scorsa stagione, col nuovo atteggiamento tattico dell'Ascoli, questo 4-3-3 che è molto spinto soprattutto sulle ali, diciamo che cerca di gestire, di servire Caccia in maniera diversa rispetto allo scorso campionato. Lo scorso campionato io l'ho definito altre volte un gioco quasi Caccia centrico, nel senso che dal centrocampo, da dietro, si soffriva un po', poi partivano questi lunghi lanci negli spazi che a Caccia piacciono molto, però questa è la verità, perché ci ha fatto moltissimi gol, sì, con quelle situazioni. Era il modo di giocare di Petrone all'inizio e di Mangia poi, cioè di tenere comunque dietro, cercare di non prendere gol e poi rilanciare cercando la punta. Un modo di giocare sicuramente redditizio quando hai un attaccante così bravo e capace, sicuramente poco spettacolare, perché poi insomma ce lo ricordiamo che non è che ci spellavamo le mani quando giocava l'Ascoli, però alla fine ci siamo salvati, quindi credo che è un po' il bilancio, no, della scorsa stagione è condizionato sicuramente, no, dal fatto che alla fine è andato tutto bene. In questa situazione qua la società ha scelto un allenatore che fa giocare a calcio, prendendosi sicuramente dei rischi, come abbiamo detto, scegliendo una rosa giovane, però cercando anche di far divertire il pubblico. Io ricordo ancora le parole del presidente dopo la vittoria netta sul Vicenza, no? Finalmente ci siamo divertiti, finalmente ho visto il pubblico che esce dallo stadio che sorride, che si è divertito, però è tutto condizionato anche dal risultato, no? Perché quando vinci e giochi bene hai passato la più bella serata della settimana, se giochi bene e perdi le cose già cominciano a non essere così divertenti. Se poi perdi giocando anche male, le cose cominciano a diventare ancora peggiori. Quindi ci vuole la giusta misura, una misura che credo mister Aglietti troverà, perché anche per lui in questo momento qua qualche dubbio probabilmente lo ha anche, no? Sia sullo schieramento tattico con questi due esterni molto larghi che fanno tanto gioco, che rientrano mettendosi con il sinistro a destra e con il destro a sinistra, quindi rientrando per cercare anche la conclusione, non solo l'assist all'attaccante. Però insomma secondo me sta anche valutando qualche alternativa. La prima potrebbe essere l'impiego di Lazzari, che è un trequartista, che potrebbe dare, esatto, quella, la posizione di Lazzari più in mezzo. L'ha provato qualche volta da laterale, però credo che non abbia quel passo lì Lazzari, no, per poter essere incisivo sicuramente. No, assolutamente l'utilizzo migliore è quello di metterlo dietro la punta, quindi rinunciando magari al centrocampista davanti alla difesa, che cosa che magari il ruolo che finora è anche ricoperto abbastanza bene Bianchi, anche se non è proprio il suo ruolo ideale, e invece spostando proprio il centrale un po' più avanti, che fa anche da rifinitore, perché in realtà quello che è mancato all'Ascoli in questo periodo è stato proprio l'ultimo passaggio. Potrebbe, no, far riposare un po' Cassata, anche perché è in diffida, quattro ammonizioni. È stato anche in nazionale anche lui, tornerà anche lui domani, potrebbe riposare, sicuramente non ci sarà Alberg che rimane in Svezia con la sua nazionale, quindi anche quella è un'alternativa che mancherà. Potrebbe riposare anche uno tra Carpani e lo stesso Bianchi. Bianchi ha giocato sempre, è vero che sta giocando anche tanto, esatto, però insomma ci sono diverse alternative su cui si può lavorare. E un'altra alternativa, quando Caccia ci sarà, potrebbe essere anche un 4-4-2 che dà un po' più di solidità alla squadra e un po' più di incisività davanti, perché in realtà quello che stiamo un po' vedendo è che la squadra gira tanto il pallone, ma poi di tiri in porta veri, no, di occasioni clamorose, a parte sabato quella di Gatto deviata, sì, che poteva essere gol anche quella, però alla fine nel bilancio delle occasioni, se uno vede il gioco che esprime l'Ascoli e i tiri in porta, tutto questo bel giocare non è così produttivo, no, a livello numerico. Quindi insomma secondo me anche il mister sta un po' studiando la situazione, valutando anche il materiale umano che ha e sperando anche nel recupero prima possibile di Giorgi, e può darti un'alternativa importante anche a centrocampo. Sappiamo benissimo che le classifiche, i numeri condizionano un po' quelli che sono tantissimi giudizi, anche l'umore, diciamo, dall'ambiente, perché giochi male e perdi, poi alla fine non si esce più tanto sorridenti dallo stadio. Novara, Verona, Cittadella, dicevamo un trittico. Salernitana-Carpi, un mese durissimo. Tra l'altro Salernitana di martedì, quindi alla fine, esatto, lì ci sarà anche poco tempo per recuperare dopo la gara col Cittadella. Qui si gioca molto anche Aglietti.
Si gioca molto anche il tecnico, anche se la società, insomma, ha dato carta bianca a lui e al direttore sportivo Giaretta, massima fiducia, massima libertà di lavorare con questo gruppo. Naturalmente però anche il tecnico, come dicevo, dovrà cominciare a farsi anche due conti, no? Perché è vero che adesso l'Ascoli, soprattutto in trasferta, è andato bene, con dei risultati importanti, con dei pareggi importanti. Gli sono mancati un po' di risultati in casa, dove il fattore campo magari andava sfruttato meglio, però adesso c'è bisogno anche di dare un po', di riprendere il cammino. Ecco, io credo che già non perdere a Novara ti dà la possibilità di affrontare il Verona sabato prossimo con un pizzico di entusiasmo in più, perché poi se invece esci sconfitto da Novara e arrivi già con l'acqua alla gola allo scontro con quella che non è la capolista, ma sicuramente la squadra più attrezzata di questo campionato, poi ci arrivi sicuramente con qualche batticuore in più. E ripeto, la squadra giovane in questo senso, secondo me, questa tensione la soffriva l'anno scorso. Abbiamo più volte detto nei nostri commenti quanto, no, il tifo, la pressione del pubblico del Duca metta anche un po' di ansia, no, nella prestazione dei calciatori esperti, figuriamoci in quelli, nei ragazzi, no, che vedono, che sanno di dover fare per forza risultato, sanno che c'è un pubblico che ti trascina. E in queste situazioni anche mister Aglietti ha detto che a volte è più facile fare calcio a Cittadella, dove in realtà non hai tanta pressione, o a Entella, dove è stato lui, o a Novara, dove è stato lui, che non ad Ascoli, dove è vero il pubblico ti aiuta, ti incita, ti dà quella carica in più, ma poi se sbagli due passaggi di fila ti massacra, ma quindi c'è anche la controparte. Allora, iniziano ad arrivare diversi messaggi, li stiamo leggendo direttamente dal telefono. Allora, Mariano dice: prima della partita con lo Spezia chiesi a Cugur il risultato della partita, rispose: oggi vinciamo, alla faccia del mago. Quindi ecco l'altra faccia di quella che diceva Domenico del pre Pisa. Quindi diciamo lì c'è un 50-50, poi col pareggio ci può stare. Se ci dava il rigore magari la partita cambiava, quindi poi torniamo anche sul discorso arbitrale. Daniela Aniela da Corridonia: la squadra è un gioco e sono fiduciosa, dice Daniela da Corridonia. I risultati arriveranno, spero però che Aglietti dia più spazio ad Addai. Sì, è un tema che abbiamo toccato, quello di Bright, che sicuramente non ha i piedi per un gioco veloce come chiede mister Aglietti, di qualità, di rifinitura, però è uno che lì in mezzo fatica, rincorre l'avversario, si prende anche le sue responsabilità in certe situazioni. Io credo che anche questi due mesi con mister Aglietti lo abbiano anche cambiato a livello tattico, quindi immagino che quando avrà la sua possibilità di giocare sin dall'inizio non la sprecherà. Io credo che Addai, se entra, rimarrà in campo per diverse partite. Salutiamo la nostra ascoltatrice da Corridonia. Poi Andrea Longo da Porto San Giorgio scrive: potrebbe partire dall'inizio in attacco con Orsolini e Lazzari sulle fasce e Gatto come nella partita finale di gara contro il Lecce. Abbiamo già detto che probabilmente Lazzari, se parte, non partirà sulla fascia. No, e non credo neanche dall'inizio. Penso che per quanto riguarda l'attacco all'inizio l'unica possibilità è quella di vedere Perez a posto di Favilli, il resto la squadra rimarrà così, e se ci sarà spazio per Bright a centrocampo molto probabilmente gli lascerà spazio Cassata, o si alternerà con Bianchi, con Addai davanti alla difesa e Bianchi che prenderà il posto di Cassata. Quindi potrebbero essere queste le uniche due novità, secondo me. Per il resto Lazzari, se entrerà a partita in corso, e magari solamente nel caso ci sia bisogno di cambiare un po' la partita. Luca da Folignano scrive un messaggio un po' ironico: complimenti alla Primavera che vince sempre, i risultati non sono non buonissimi quest'anno. Se non sbaglio ieri sono stati anche dal Papa, no? con il settore giovanile dell'Ascoli, capitanati dall'amministratore dell'Ascoli Bicchio Cardinaletti, quindi speriamo che ci no, beh, è vero che sia servito, no? La Primavera è in difficoltà, però, nonostante giochi con un'età media più alta rispetto agli avversari. Mi dicevano, insomma, che bene o male gli avversari che hanno incontrato hanno tutti un anno in meno. L'Ascoli sta giocando con tutti i ragazzi al limite, no, dell'età, sì, Primavera, però in questo momento qua è un po' in difficoltà. È vero pure che incontri squadre come Torino, Lazio, Juventus, insomma non è che incontri squadre modeste, cioè il meglio del settore giovanile italiano. Quindi insomma è normale che fai fatica. Poi
adesso un po' nell'occhio del ciclone, dopo Lovato è finito Di Masso, adesso non sappiamo se sarà lui poi la vittima, la prossima vittima sacrificale. È vero pure che in tanti rimpiangono Nico Stallone, questo lo possiamo dire con molta serenità, al di là insomma che Di Masso sta cercando di fare il suo lavoro, però quello che ha fatto Nico negli anni precedenti, e lo vediamo con i risultati che stanno arrivando adesso, cioè con i giocatori portati su, Orsolini, Manari, sono tutti frutto di un lavoro costruito nel tempo, esatto, da Stallone. Quindi è normale che c'è chi lo rimpianga a Nico, che sta facendo benissimo col Monticelli, però io credo che se l'Ascoli Picchio dovesse proporgli di tornare a guidare il settore giovanile ci penserebbe un po', però lo accetterebbe, nel senso che poi è quello il lavoro suo, andare, certo, a scoprire, ragazzi. Oh, questo invece Piero d'Ascoli Piceno dice, vabbè, fa un confronto che probabilmente può e non può reggere, dice: la Samp per un rigore contro nei minuti finali, tra l'altro abbastanza clamoroso, ho rivisto le immagini, ha fatto proteste incredibili. Allora noi che da 40 anni subiamo torti arbitrali, che dovremmo fare la rivoluzione? Quegli episodi lì, purtroppo, chiaramente quando arrivi dalla Lega Pro in su cominciano ad avere il loro peso, quindi ovvio che soprattutto ai minuti finali di una partita è ovvio che si faccia a baccano. Un qualcosa di simile, se non peggio, l'Ascoli analogamente lo subì a Sassari, quando, esatto, sul 2-0 per l'Ascoli ci fu una clamorosa rimonta del Sassari Torres, c'era un calcio d'angolo per l'Ascoli in attacco, a un certo punto vedemmo fischiare l'arbitro e ci fu un calcio di rigore sul lato opposto, che c'era un giocatore della Sassari Torres a terra con Di Meo lì a fianco. Per carità, Di Meo non è sicuramente un angelo. Però insomma quei rigori lì, noi eravamo in tribuna stampa a Sassari, nessuno seppe capire cosa fosse successo, neanche i colleghi di Sassari, tutti pensavano che ci fosse un malore svenuto a terra, invece poi questo rigore, l'Ascoli proteste, finimmo la partita in 8 in 9 e l'Ascoli perse 3-2. Questo per dire come si riesce poi anche a, non dico a pilotare, però a dare un verso a delle partite con dei piccoli episodi. E benvenuti in Lega Pro, benvenuti nei campionati dove questi episodi purtroppo saranno sicuramente all'ordine del giorno per in tutti. In realtà anche dovuti alla forza di un avversario come il Parma, al di là del fattore del nome, poi c'è anche da considerare il peso, no, che hanno queste, esatto, società. Insomma, c'è da lottare anche su questo, sì, lo sappiamo bene anche noi. A noi infatti non ci meraviglia né quegli episodi né le proteste, ma ormai potremmo fare un elenco incredibile, sì, no? Sì, sì. Ogni di anno in anno. Bomber da Porto San Giorgio, Aglietti nelle amichevoli ha provato Manari nel posto di Cassata. Pensate che a Novara partirà dal primo minuto? L'ipotesi Manari, che mai per la verità l'ha valutata neanche a partita in corso, tecnico. Non l'ha ancora mai valutata. Manari si sta allenando tanto, ha tantissima voglia di fare il suo esordio, il suo debutto in Serie B, ha sicuramente le sue chance, lo vedo un po' difficile che possa partire subito dall'inizio, però sicuramente il mister lo sta provando, sta cercando anche di trovargli una posizione giusta, se quella da mezzala a posto di Cassata o quella di esterno a posto di uno dei due, di Gatto o di Orsolini, e certamente Manari può essere un'alternativa. Ripeto, la vedo dura partire dall'inizio, il mister non mi pare uno che faccia grandi rivoluzioni, anche nel corso di queste 5 gare ravvicinate non ha fatto un turnover esagerato, quindi secondo me cambierà quelle due o tre pedine per motivare soprattutto chi ha giocato meno, ma si baserà sempre su questo schema e su quei suoi uomini ormai abituati a giocare in un certo modo, anche perché è giusto che insista in quello che è la sua idea di calcio, perché poi adesso stravolgerla sarebbe forse controproducente. Saltiamo su WhatsApp, prima erano il numero per gli SMS, ma il numero comunque, ripeto, è ambivalente per SMS e WhatsApp, 339 81 49 501. Lorenzo da Pagliare si focalizza un po' sull'aspetto della tifoseria, dice: domenica scendendo dai gradoni della Sud pensavo avessimo vinto, sinceramente non ho proprio capito tutti quegli applausi ed esultanze di fronte a una prestazione, dice Lorenzo, pressoché mediocre. Poi mi saluta personalmente, lo ringrazio Lorenzo per questo messaggio, diciamo che
prima degli applausi e degli incoraggiamenti c'è stato un coro un po' diverso, onorate questi colori, quindi era già un primo avviso. Sì, no, ma poi giustamente siamo inizio campionato, la squadra non si applaude soltanto quando vince, la prestazione non c'è stato il risultato, la prestazione, l'orgoglio, la voglia di rimettere in sesto la partita c'era tutta e si è visto, quindi io credo che sicuramente sia stato apprezzato questo un po' da tutto il pubblico dello stadio. Ha corso fino alla fine, che ha lottato, ci ha provato. Però c'è stato anche un altro coro, insomma, di dare di più. Quel coro lì, onorate questi colori, era un coro per dare di più. Quindi allora i tifosi sono rifatti un po' a quello che ho detto un po' all'inizio, di tirare fuori gli attributi, insomma. Sì, e soprattutto questa è la cosa. Perché io torno a ripetere, pur non essendo, diciamo, un tecnico, essendo solo un semplice tifoso e detto un discreto conoscitore delle regole del calcio, nel senso che vedere il calciatore che un attimino tira indietro la gamba quando siamo in un livello tale di Serie B dove possono fare il salto di qualità, secondo me questi giovani dovrebbero, non ti dico ogni contrasto farsi spezzare una gamba, però se vorrebbero veramente emergere devono tirar fuori praticamente una cattiveria, un qualcosa che secondo me deve andare oltre, mentre diciamo la persona un pochettino leggermente più anziana, tipo il Cacia, il Giorgi, ma scusa la parola anziana, che ieri sera ha fatto una trasmissione dove c'era qui un professore dove ha detto una frase che a me 55 anni mi ha rincuolato, perché dal punto di vista fisico è stato provato che scientificamente un uomo dà il massimo dai 45 ai 55 anni. Quindi, 50. Secondo qualcuno il buon Totti ancora è giovane. Ecco com'è la cosa, quindi figuriamoci un ragazzo di 18-19 anni. Sì, posso capire che può, esattamente. Appunto, posso capire che debba maturare, magari che debba avere più conoscenze tecniche, però io personalmente, come Domenico Fratoni, non accetto che un giovane non ci metta né la cattiveria e soprattutto non ci metta il giusto agonismo, perché col giusto agonismo, col fatto che un giovane riesce a spolmonarsi per 90 minuti, magari un anziano si può spolmonare per 70 minuti, con questo connubio si riesce a fare dei grossi risultati, perché, torno a ripetere, questi giovani a me personalmente piacciono moltissimo e qui adesso voi mi avete confermato che sono praticamente dei calciatori molto ben attenzionati da società importanti Serie A. Quindi nazionale questo, anche, esatto, anche nazionale. Quindi adesso per me loro devono veramente, spero che mi sentano, gli dico: cari ragazzi, tirate fuori le palle, che alla fine è questo quello che vi porterà avanti, perché se continuate a non tirarle fuori rimarrete dei semplici calciatori giovani di Serie B, non arriverete mai in Serie, delle eterne promesse, e la promessa, come dice uno, è come li chiacchiere fa i producchi, alla fine una fetta da pagliolo rembra la panza. Ecco. Appunto, visto che siamo ospiti dell'olificio Fratoni, il paragone con la fetta di pane con l'olio ci calza a pennello. Adamo da Porto San Giorgio, buonasera a tutti, lamentiamoci di meno e stiamo vicino a questi ragazzi e tutta la squadra, questo è l'anno zero, uniti si vince, soprattutto non critichiamo Bellini e se ne sentono troppe, solo forza Picchio, firmato Adamo da Porto San Giorgio. Le parole di Bellini, soprattutto quando rilascia le interviste al cittadino canadese, fanno sempre discutere, anche questa volta non sappiamo se è un problema di traduzione dal canadese all'italiano o se invece il presidente si libera un po', si toglie qualche sassolino, no, quando parla con i colleghi del Canada, perché è vero, le sue interviste in queste situazioni qua lasciano sempre un po' di qualche dubbio in più, no? Se è vero che si sia così appassionato, se è vero che ci tenga così tanto, se è vero che poi abbia, no, questa voglia di proseguire, perché poi lui aveva detto che rimarrò 33 anni e poi lascerò spazio agli altri, quindi rimane sempre questo alone di mistero sul fatto che dice, ma non è che Bellini sta già preparando il terreno per salutare e andare via, no? Perché poi quando litiga con l'amministrazione, litiga con i soci, litiga a parole non certo di entusiasmo con i tifosi, li vuol mandare in curva nord nonostante che non vogliono andare, cioè tutte piccole cose che sembra quasi, cioè, che si stia un po' preparando per salutare e nessuno poi lo rimpiangerà, no? Perché dice, vabbè, finalmente non ne potevamo più. In realtà io uno come Bellini me lo terrei per tutta la vita, al di là del fatto che è logico, tutti noi speravamo in una campagna acquisti più sostanziosa, no? Perché tu hai un presidente che ha delle possibilità e quindi speri sempre che ti faccia la squadra da Champions League.
però non è detto, no, che poi appunto, il presidente debba lanciare i soldi. Allora, ci sono moltissime esperienze, che tanto è vero che si dice, non è vero che uno più spende e più spande, soprattutto nel mondo del calcio, che dal punto di vista, secondo me, imprenditoriale è una grossa anomalia, perché io personalmente, da modesto imprenditore, se dovrei fare un investimento, l'ultimo punto dove butterei i soldi è il calcio, indipendentemente dal fatto di un ritorno d'immagine. Secondo me il calcio imprenditorialmente è follia pura. Quindi questi folli come Bellini, secondo me bisogna tenerceli stretti. Io dico guai a chi parla male. Se poi magari gli piace folleggiare e mandare dei messaggi, lasciamolo stare, secondo me sa quello che è, perché insomma alla fine quello che conta, noi ricordiamoci, non più tardi di 3 anni fa non c'erano i soldi per pagare le scarpette ai calciatori, non c'erano i soldi per pagare i pullman, ci stava calciatori che si devono autotassare, cioè prendere la situazione del Pisa è una situazione rosea rispetto a quello che è successo a noi. Quindi quest'uomo che in 3 anni ci ha riportato veramente dalle stalle più nere, dalla puzza più scosa, insomma, a respirare profumo e arrivare a delle vette pazzesche, io direi semplicemente una cosa: lasciamolo stare, anche magari con i suoi errori, perché torno a ripetere, il mondo del calcio è follia allo stato puro. È arrivato puro. Un altro messaggio. Questo è il discorso come la penso io. Che dice, cioè, noi forse non facciamo nulla per farlo innamorare, vero Valerio? Ma io credo che insomma la città abbia fatto tanto, i cittadini ascolani lo hanno quasi venerato quel giorno, io ricordo il bagno di folla del 6 febbraio, io credo con la città paralizzata praticamente. Lo stesso presidente si meravigliò che c'era gente anziana che lo abbracciava, piangeva, cioè lui ne parla ancora come una delle giornate. Quindi, per lui più questo, belle. Questo sicuramente. Io credo che insomma la città abbia fatto tanto, ma tuttora stia facendo tanto, perché poi alla fine, al di là di tutto, prima quando Bellini tornava ad Ascoli, non dico che non lo conosceva nessuno, ma sicuramente era un signore del Canada che veniva qui anche. Guarda, io lo incontravo, con poco seguito, prima del, esatto, del 6 febbraio, prima del 6 febbraio. Passeggiava tranquillamente per le vie del centro. Io, perché sapevo chi era, sapevo che era Francesco Bellini, che era questo imprenditore di origini ascolane che stava in Canada con la moglie. Passeggiavano tranquillamente per il centro. Scommetto e oggi, nessuno, oggi, e nessuno oggi, neanche forse lo scommetto oggi è impossibile. No, oggi non passeggia più per il centro. Secondo me questo non è bello, perché quello che è una passione, diciamo che passione è stato pure, perché in fin dei conti la passione è divertimento anche, e cioè il calcio è bello per questo, cioè il bello del calcio, io secondo me, dove il più grosso errore che si sta facendo è quello di snaturare la bellissima parola che è il gioco. Cioè si deve tornare alle origini del gioco, dove la persona, cioè il professionismo va bene, perciò torno a ripetere, io dei professionisti non gli faccio sconti, visto che loro hanno scelto di fare quello stile di vita, 90 minuti devono dare il massimo e non possono più scherzare, proprio perché vivono di calcio. E sinceramente io, se c'è un dipendente che sta qui da me e non fa il suo dovere, io personalmente mi incazzo. Quindi mo non so, magari sono due, alla terza parolaccia scatta il rosso, sale il rosso. Ecco, visto che se parliamo anche di un arbitro, un ex arbitro, al terzo il rosso. Chiedo vena, ma da semplice uomo di Poggio di Bretta, però permettetemi questo, dai. Che ci sono interessi così elevati, e parlo del calcio nazionale, internazionale, girano troppi soldi per ridurre tutto alla parola gioco, no? Perché gioco è vero, è divertimento, però girano tanti e forse troppi soldi, no? Esatto. Quella che è la vita, anche perché reale. poi conta il risultato, 18 anni che fa l'operaio, uno 18 anni che fa il calciatore, hanno due vite totalmente diverse, no? Quindi questo non ce lo scordiamo. E la frase più corretta che ho sentito in questi tempi è stata quella del tecnico del Torino Mihalovic, quando a domanda di un collega ha chiesto: ma la fascia di capitano al portiere che è giovanissimo, 22 anni, dice 22 anni, Mihalovic ha risposto: la responsabilità e il peso ce l'ha lo stesso coetaneo che si sveglia al mattino alle 4 per andare a lavorare presto, piuttosto che Benassi che fa un lavoro che è anche divertente. Per la verità, ha dimostrato la sua stoffa di campione, che era prima e che adesso come allenatore. È stata una delle frasi più poche, corrette che ho sentito degli ultimi tempi nel mondo del calcio. Il giusto rispetto per ogni ruolo, ho detto, come torno a ripetere, ci vuole il giusto rispetto anche per il ruolo dell'arbitro. Allora, i numeri di Novara Ascoli, grazie a Demiro Di Pagliare che ci manda le statistiche settimanalmente sugli avversari dell'Ascoli Picchio. 6 precedenti a Novara, con 4 vittorie del Novara, un pareggio, una vittoria dell'Ascoli, 8 reti per i piemontesi e 4 per i bianconeri.
L'unica vittoria dell'Ascoli risale al 72-73, Novara Ascoli 3-1, l'Ascoli in gol con Macciò, poi con Enzo, Novara su rigore pareggiò, poi Gola e Campanini per l'Ascoli. Era un gol della grandissimi. Torniamo indietro, poi per arrivare agli ultimi confronti, purtroppo non sono stati sicuramente più positivi per l'Ascoli. Ci fu un 1-0 nel 2010-2011 per il Novara sull'Ascoli, gol di Bertani, stesso risultato nel 2012-2013, gol di Lepillier, e poi nello scorso campionato finì 2-0 per il Novara sull'Ascoli, gol di Gonzales e di Faragò al 90esimo per il Novara. Quest'anno non c'è Gonzales nel Novara, è sicuramente una gatta da pelare in meno, anche perché Galabinov non sta dimostrando di essere un po' quello dello scorso anno, no? la spalle di Alle per Gonzales, quindi questo era Sansone, credo, no? Dovrebbe giocare Sansone, che è l'unico attaccante che non è molto prolifico, però insomma sembra un attaccante veloce, piccoletto, brevilinio, pericoloso. Esatto, soprattutto per la nostra difesa che non è velocissima. Esatto. Il Novara quest'anno in casa ha giocato 3 volte, una vittoria, 2 pareggi, non ha mai perso, ma comunque ha vinto solo 1-0 contro la Salernitana, 5 reti fatte, 4 subite. I marcatori di questo campionato sono Di Mariano, Sansone, Galabinov, Faragò, Adojan e Viola, tutti con 1 rete. Il tecnico Boscaglia nell'ultima gara persa 1-0 a Benevento, ha giocato con Da Costa tra i pali, Dickman, Troeste, Beglie, Calderoni dietro, Faragò, Selasi a centrocampo, mediani bassi, Casarini, Sansone, Bagie dietro a Galabinov, l'ex e Calderoni. L'arbitro sarà Luigi Nasca di Bari, che ha diretto 146 volte in Serie B con 60 vittorie interne, 54 pareggi e 32 vittorie esterne, ben 49 rigori concessi. Con l'Ascoli Nasca a 14 precedenti, 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Lo scorso anno l'Ascoli ha incontrato Nasca in 3 occasioni, Lanciano Ascoli 2-0, Salernitana Ascoli 2-0 e Ascoli Vicenza 1-2, sicuramente 3 pessime occasioni per incrociare l'arbitro pugliese per l'Ascoli. Speriamo che quest'anno vada diversamente. Bene, siamo in chiusura, 20 e 30 minuti esatti. Io ringrazio gli ospiti e soprattutto colui che ci ha ospitato in questa puntata di Occhio alla Prossima, Domenico Fratoni, all'Orifizio Fratoni, grazie. Grazie a voi. Soprattutto una cosa, ragazzi, quando magari vi agitate, pigliatevi una fetta di pane con l'olio, perché abbiamo scoperto che anche praticamente c'è una sostanza calmante, quindi una fetta fa bene alla salute, costa poco e soprattutto ci fa un po' dimenticare da tantissimi problemi. E soprattutto la cosa più importante, forza Picchio, e ragazzi, non vi azzardate più a mollare, perché sennò altrimenti la prossima volta vi purgo. Ok, grazie a Palma che ci è venuto a trovare. Buonasera Palma. Buonasera a tutti. Grazie Valerio Rosa, grazie a te per essere stato con noi. Grazie Eugenio Gaspari, accanto a me. Ma purtroppo stasera non ha potuto sciorinare i suoi saluti, lo farà quando telefona lunedì e giovedì, quando magari torneremo da Novara con un risultato. Grazie a Luca Baratori in regia. Serafino Galli vi saluta, l'appuntamento con noi per sabato alle 18, vi ricordo l'incontro di calcio da Novara ad Ascoli in diretta su Latte e Miele. Buona serata. Occhio alla Prossima, una strizzatina al prossimo appuntamento calcistico dell'Ascoli Picchio, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.